Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Eravamo qua pronti a commentare l'Arezzo che si avvicina nel migliore dei modi al derby di Siena dopo queste due trasferte che hanno detto molto dello stato di forma positivo dell'Arezzo, la vittoria con la Pro Patria, l'aver fatto paura al Monza, e tra l'altro insomma con un rigore abbastanza discutibile, poi Monza sicuramente ha meritato almeno il risultato di parità, solo che adesso per l'emergenza coronavirus la Lega Pro ha deciso che non si giocherà né l'infrasettimanale, quindi né il derby di mercoledì, né la giornata che era in programma per domenica prossima con l'Arezzo di scena ad Alessandria, gare che saranno rispettivamente recuperate più o meno a metà marzo, il 18 la sfida tra l'Arezzo e il Siena, e poi circa un mese dopo sarà recuperata l'altra partita, quella di Alessandria. Quindi di fatto, giusto per far capire la situazione, l'Arezzo non scenderà in campo fino all'8 di marzo, quindi uno stop abbastanza lungo che ricorda quasi quello che c'era stato in occasione dello sciopero della Serie C prima della fine dell'anno, e che portò in quel caso un Arezzo in crescita a fermarsi e poi a ricominciare con un po' di fatica. E la stessa cosa sta accadendo adesso, perché l'Arezzo deve fermarsi in un momento buono di forma. Se vogliamo trovare un lato positivo, è quello che magari potrà essere recuperato Cutolo, lo stesso Gori magari potrà tornare in forma. Salutiamo per parlarne Piero Ferruzzi, ben ritrovato. Grazie. Past president del Patron di Arezzo e tifosissimo della squadra Amaranto, e poi ritroviamo mister Agostino Iacobelli. Buonasera. Allora, buonasera, prima di parlare di Monza vorrei chiedervi, ecco, che cosa ne pensate. Ghirelli, il presidente della Serie C, dice: noi ci siamo uniformati a quelle che sono le richieste che arrivano insomma dalle istituzioni, e si è deciso di far slittare tutte e due le giornate in modo uniforme, cioè per evitare che poi ci fossero squadre che magari devono recuperare due partite e altre che invece hanno giocato. Sotto questo aspetto penso che sia giusto, sia ragionevole, no? Se è giusto o meno non lo so, ma penso sia ragionevole. Poi si può discutere sull'opportunità o meno di sospendere tutto. Però chiaramente, essendo sospese tutte le partite della Lombardia, del Veneto, quindi praticamente del Piemonte, quindi praticamente Alessandria sarebbe comunque probabilmente stata sospesa ugualmente. Poi si crea quello scompenso per cui, come l'anno scorso, noi avevamo da recuperare un sacco di partite per altri motivi, ma comunque poi i campionati secondo me si falsano. Ah, giusto. Avete detto bene voi. Il fatto di sospendere per tutti è giusto, anche se mi sembra un po' esagerato, però Ghirelli ha fatto bene, perché sennò ci sarebbero troppe, come siamo in Italia, sai come funziona, no? Poi c'è qualche squadra che si lamenta, quindi è meglio fare le cose fatte per bene, così uguali a tutti e nessuno si lamenta. Diciamo che qua sicuramente ci sono delle finestre di calendario che magari in Serie A, c'era stato ad esempio il caso dell'Inter, che nel caso dovesse passare il turno, che la vede adesso sfavorita dopo aver perso la gara di andata, comunque dovesse superare il turno di Coppa Italia, andare in finale, e stessa cosa, no, per l'Europa League, non avrebbe poi infrasettimanali, no, per recuperare le partite. In Serie C il problema non c'è, insomma, di mercoledì ce ne sono tanti, quindi. Però da un punto di vista, ecco, diciamo, analizzando invece la parte sportiva, questo stop in questo momento penalizza l'Arezzo? Sì, per me sì, perché l'Arezzo sta veramente bene, è una squadra che sta bene, anche domenica l'ha dimostrato, ha fatto un primo tempo secondo me ad ottimi livelli, e sono quelle frenate che ti danno fastidio, a una squadra dà fastidio, a un allenatore dà fastidio, perché quando c'è la squadra così che va da sola, invece adesso devi fermarti, qualche giocatore sapendo che si sta tranquilli, può esagerare un pochino, però per me l'Arezzo dà molto fastidio. Ecco Piero, effettivamente tra la fine dell'anno, è vero che è un periodo chiaramente diverso, no? Perché la fine dell'anno coincide poi con le feste, con il ritorno dalle famiglie, qui immagino che comunque ci saranno allenamenti, forse ci sarà qualche amichevole, non è la stessa cosa del campionato, però effettivamente l'altra volta l'Arezzo, quando poi ha ricominciato, non era l'Arezzo che aveva finito la stagione, no? Certo, io credo che il mister sappia insomma meglio di me qual è il discorso tecnico, quindi sicuramente darà fastidio sotto l'aspetto tecnico. Credo che sotto l'aspetto invece della ripresa,
questo nuovo stop, almeno spero, che si torni in campo con una, però con una convinzione diversa rispetto a quella di fine anno. Io credo che a questo punto l'Arezzo, oltre ad aver acquistato, essere tornato a giocare, credo che abbia riacquistato anche una buona convinzione. Abbiamo visto le partite, le ultime partite, insomma, le ha giocate con la consapevolezza di essere una squadra. Quindi questo credo che, per quanto ci sia difficoltà poi a riprendere, e la difficoltà sarà comunque un po' per tutti, no? Quindi... Se si riprendeva col derby col Siena era diverso, guarda che dico, se si ripartiva col derby col Siena... c'era la motivazione da sì, sì, infatti sanno che Arezzo è molto sentita, che è una partita, a parte importante anche come numeri di classifica, però al di là di tutto è anche sentita come campanilismo e come tra le tifoserie. E poi sicuramente il Siena ora non stava benissimo, perché comunque diciamo che sì, forse i punti avrebbe meritato la vittoria con l'Albino Leffe sabato, ma però ecco, forse loro potranno avere, no, la possibilità di, quindi diciamo che è un terno all'otto. Però è altrettanto vero che si torna in campo a pieno organico, sì. Quindi questo perlomeno dovrebbe essere un vantaggio, anche se poi nel frattempo si è sperimentato qualche giocatore nuovo, tipo Gioè, che secondo me ci ha dato l'idea, perlomeno da queste prime... Lo sa come la penso, Gioè, per me mi è sembrato un ottimo altri. Giocatore. Quindi credo che tutto sommato bisogna fare di necessità virtù e tornare in campo, ripeto, con la convinzione di essere una squadra. E l'Arezzo in questo momento è una squadra. Ed è quello che fa la differenza. Allora, rivediamo proprio Monza-Arezzo e poi ne parliamo. L'Arezzo a Monza per dimenticare la gara di andata, per continuare la striscia positiva, l'abbraccio tra Brocchi e Di Donato che conferma la difesa 3, cambia il protagonista, però c'è Baldan al posto di Sereni, Gori parte la panchina, gioca Gioe, Paletta e Belusci le assenze nel Monza. Più da Belloni, dopo 46 secondi l'Arezzo ci prova con Belloni, la parata di Lamanna. Ecco i tifosi dell'Arezzo che anche di sabato non fanno mancare l'affetto. Qui la palla che finisce fuori, la conclusione di Morosini sull'assist di Brighenti, controllo di Lepore che poi serve Armellino, supera Tassi, poi questa saetta che non va per niente lontano dal palo di Pissardo, conclusione per Armellino. L'Arezzo da Foglia verso Corrado, parte il cross, Caso, buon controllo, resiste, Tignoso come sempre, palla fuori, arriva Tassi! Lorenzo Tassi! 25 minuti! L'Arezzo in vantaggio a Monza con questo lampo di Tassi. Aveva segnato a tempo scaduto in casa col Como, qui trova un gran gol. Monza sorpreso, Monza beffato, Arezzo in vantaggio. Arezzo prova a approfittarne. Qui non si intendono Scaglie e Marconi, Belloni ne può approfittare, grazie però alla Manna, gran conclusione, Arezzo che approfitta di una situazione del Monza che sta un po' sbandando, insiste l'Arezzo, da Tassi a Piu, prova a evitare Fossati, parte il cross, Baldan svetta, la Manna e poi Gioè, ancora la Manna, se la ritrova tra le braccia, Arezzo che sta costruendo le occasioni per il raddoppio, qui Brighenti. Brighenti cerca di andare, Brighenti parte il traversone per Finotto, c'è un contatto con Baldan, rivediamo, secondo l'arbitro è calcio di rigore, c'è il giallo per Baldan e dal dischetto Brighenti non sbaglia al 39esimo, il Monza riesce a trovare il pareggio non senza difficoltà perché l'Arezzo ha avuto altre due circostanze per andare al raddoppio, l'arbitro Natilla però ha giudicato da rigore l'intervento che abbiamo visto e il Monza pareggia, qui siamo nel secondo tempo, ancora Arezzo in avanti con Belloni, la rimette dentro a cercare Caso, il salvataggio sulla linea, poi arriva Tassi e la Manna ancora dopo che Fossati ha salvato tutto sulla linea, Arezzo ancora un passo dal vantaggio. Qui azione corale del Monza, Morosini, Machin parla dentro, attenzione al controllo di Finotto, Pissardo, ancora Finotto che ci ha provato, poi Foglia prova a anticipare, Morosini insiste, il Monza, Brocchi, calcio d'angolo per il Monza, Finotto schiaccia, palla sul fondo, per poco che qui non ci arriva Fossati,
Monza che aumenta gli sforzi per cercare il vantaggio. Qui azione centrale di Armellino, arriva la manna, palla dentro, Brighenti, Pissardo, poi Finotto, ancora l'intervento del portiere dell'Arezzo, doppio grande intervento, non la prende bene in panchina Brocchi con Pissardo, grandissime parate. A 5 dalla fine, l'Arezzo prova a alleggerire, Belloni, contatto giudicato regolare, è entrato Gori nell'Arezzo, Belloni, dall'altra parte l'arrivo di Pio, punta, conclusione ribattuta, arriva Gori, sinistro, uno dei suoi all'improvviso, palla sul fondo, vede la porta sempre bene, qui la manca di pochissimo. Ancora Fossati, l'Arezzo con Pio, risposta corta, poi qui Chiricò. Piroetta, Chiricò in area di rigore, Chiricò prova a saltare tutti, colpi di Fossati per Mota Carvaglio, la mette in rete ma si è alzata la bandierina. Proprio il giocatore acquistato dalla Juventus Under 23 che non era il meglio, è entrato nel secondo tempo, posizione comunque che sembra irregolare la sua, anche da questo replay lo si nota. Monza che ci prova fino alla fine, recupero, lungo pallone, c'è Ceccarelli in vantaggio, però attenzione Mota! La palla qui davvero fa la barba al palo, qui clamorosa indecisione tra Ceccarelli e Pissardo, Ceccarelli colpisce di testa ma di fatto manda in porta Carvaglio, guardate la palla, va fuori di un niente, Arezzo che poteva essere tornato in vantaggio, ma che qui nel finale ha rischiato anche di subire il KO, comunque un punto preziosissimo nel campo della squadra che sta dominando il girone, finisce 1-1. Allora, abbiamo visto prima della pausa le immagini di Monza-Arezzo, sicuramente una grande partenza, cioè l'Arezzo diciamo ha fatto bene fin dai primi secondi di questa partita, ha trovato il gol del vantaggio, lì il Monza ha vacillato perché l'Arezzo ha avuto altre due situazioni per fare gol e addirittura andare sul 2-0 e poi c'è stato questo episodio così diciamo un po' regalato, almeno così sembra dalle immagini, diciamo il weekend non è stato un weekend arbitrale particolarmente felice e qui l'arbitro ha concesso il rigore, c'è stato l'1-1. Dopodiché anche lì sia il Monza con Pissardo, dopo ne parliamo anche di Pissardo perché merita una parentesi per quanto riguarda la sua crescita, il Monza ha avuto sicuramente delle situazioni per passare ma poi anche Gori ha avuto di nuovo la palla del possibile 2-1, quindi alla fine poteva vincere il Monza, poteva vincere l'Arezzo, no Pier? Sì, il risultato comunque in definitiva sia giusto, sia un risultato giusto, ma io più che andare ad analizzare questo risultato vorrei fare un confronto, io ero come tutti voi, ero allo stadio quando nella partita d'andata con il Monza e credo che sia stato veramente, in quel caso eravamo veramente sconsolati perché l'Arezzo non era una squadra, perché l'Arezzo era in campo per perdere una partita, poi si trattava di capire quanti gol avrebbe preso, ma ha giocato una partita veramente abominevole. In questo caso il peggior momento dell'annata dell'Arezzo. Esatto, in questo caso facciamo un po' il confronto e diciamo che comunque, a parte il risultato positivo, perché 1-1 in casa del Monza credo che sia un risultato assolutamente positivo, anche se il Monza poi veniva comunque dalle ultime partite nelle quali aveva dimostrato di essere un po' affaticato, sì, e quindi cioè, ci siamo andati forse. Aveva perso con la Juve del 23. E poi credo tutto sommato che l'Arezzo sia andato in campo con la giusta convinzione, insomma, di poter fare il risultato. Quando si gioca la squadra. Io vado spesso a vedere gli allenamenti, no? Tutte le settimane, anche oggi non sapevo ancora della. E anche Di Donato l'ha preparata bene. L'ha preparata bene perché il Monza se lo vai a attaccare alto, t'ammazza. Invece è stata una squadra corta. Aspettandoli e ripartendo, anche se proprio non è la vera mentalità dell'Arezzo, però in questo caso qui è stato molto bravo anche Di Donato che l'ha preparata bene. E questo dobbiamo dargli questa difesa a tre che ha riconfermato nonostante rientravano dalle assenze in teoria, no? Luciani, Baldan l'ha reinserito, però ecco, non ha reinserito la difesa a 4, ha lasciato la difesa a 3 e potrebbe essere questo il modulo diciamo finale alla fine. Ma io non credo. No.
Per me no. Cioè andrà di partita in partita. Per me alla fine ritornerà 4-4-2, 4-2-4, secondo me. Comunque io credo che anche su Di Donato bisogna un pochino fare, qualcuno deve fare un po' anche un esame di coscienza, perché Di Donato secondo me è stato giubilato in ogni partita, ogni volta che l'Arezzo non ha fatto risultato è stato giubilato, come tutti gli allenatori di solito, però forse più di tutti gli allenatori. È vero, dopo il Monza lì è stata brava la società. Sì, secondo me, io l'ho sempre detto, dopo Piancastagnaio, quelle partite lì, soprattutto anche dopo il Monza, si poteva perdere la testa, invece Pieroni, la società sono stati bravi, perché a parte ha sempre creduto. Credo sia stata anche in quel momento una scelta dettata anche dai bilanci, diciamo. No? Io questo non lo so. Credo, nel senso che andare comunque a prendere un altro allenatore. Fabio, un altro allenatore anche che gratis lo trovavi. Lo trovavi, sì, dici. Te lo dico tutta l'esperienza. Quindi, Dario Adri, perché nelle ultime partite, diciamo, c'è stato molto del suo in questi risultati, no? Si è vista proprio, come si suol dire, sia la mano nella formazione iniziale, nell'inventarsi, soprattutto a Busto Arsizio, perché lì è stato un po', secondo me, il capolavoro, no? In quella situazione di emergenza sei riuscito a portare a casa quella vittoria. Ma anche le scelte durante la partita mi sono piaciute, sia a Monza che nella partita precedente, no? Quindi devo dire che lì è stato veramente bravo. È presto, ovviamente, perché come l'anno scorso non si parlava di riconferme, anche qui è abbastanza prematura, no? Parlare di riconferme per Di Donato, o già tu lo riconfermeresti? A questo punto non ad Arezzo mi sembra troppo, facile. Parlarne bene quando le cose vanno bene, bravo. Parlarne male quando le cose vanno male. Io credo che vada visto in tutto l'arco del campionato. A fine campionato io credo che se la società, perché poi qui c'è tutto un discorso, bisogna vedere se la società rimane questa, bisogna vedere, ci sono tante cose per cui parlare del futuro, secondo me abbiamo imparato in questi anni che ogni lunedì ci siamo trovati qui a essere cauti, perché un lunedì si pensava che tutto fosse bianco, l'altro lunedì era tutto nero, quindi... Premetto, Di Donato c'è anche dei bravi giocatori, perché l'allenatore ha la sua valenza, per l'amor di Dio, però se l'Arezzo sta facendo così bene è perché i giocatori sono sempre i protagonisti nel calcio, poi l'allenatore ci mette del suo, per l'amor di Dio, però anche gli hanno messo a disposizione anche una rosa fatta per bene. Ecco, facciamo due menzioni, prima di parlare di Pissardo che ha fatto due parate eccezionali, soprattutto la doppia parata nella stessa azione, però un giocatore di cui si parla poco e che ha segnato è Tassi, secondo me, perché Tassi ha avuto una crescita costante, magari non così visibile, però alla fine è un giocatore, secondo me, che sta diventando veramente bravo. Sì, è sempre stato bravo, è un ottimo giocatore, è uno che ti dà sempre la mano, un giocatore intelligente tatticamente, sa stare in campo, quindi un giocatore importante, ma questo te l'ho detto, va a merito a chi va a prendere i Gori, a chi va a prendere i Caso, a chi va a prendere i Tassi, i Corrado. Non è facile quando c'hai una restrizione di budget andare a scovare questi ragazzi che vengono qui dall'Inter, però tutti i ragazzotti non hanno mai visto la prima squadra, quindi al di là di tutto va dato merito anche a chi fa la squadra e a chi sceglie questi ragazzi. Assolutamente, tra l'altro è anche ogni tanto qualche gol lo fa, aveva fatto gol all'ultimo, no? con il Como, questo è un bel gol, è una bella azione dove c'è sempre però lo zampino del solito Caso, no? Perché lui ti fa quella sponda e questo è un giocatore che è bravo, ecco, Ermanno Piegoni che l'ha portato e lì, ecco, forse se dobbiamo, diciamo, trovare una critica iniziale a Di Donato che forse non ci credeva, eppure fin dall'amichevole con la Roma si era visto che era o forse non era pronto. Può darsi anche lei ha detto la cosa giusta. Caso va fatto crescere, non è un giocatore ogni tanto lo ti fa soffrire, può darsi che sia stato bravo Di Donato a farlo soffrire all'inizio per portarlo a questa condizione qua, sapendo che lui non c'è il posto fisso, che se lo deve guadagnare, però Beppe è un giocatore forte. Beppe è un giocatore che ti spacca le partite, quando sta bene ti fa male. Insomma, l'abbiamo visto, ha fatto l'assist, perché anche gli assist che comincia a fare, no? Per un giocatore che si diceva non lascia mai la palla, è migliorato tanto, perché a Busto Arsizio ha fatto l'assist, ieri ha fatto l'assist. Piglia rigori, Beppe è uno che piglia tanti rigori. Anche in casa, insomma, le partite... Piglia tanti rigori, perché ti punta, ti fa male, c'è un solo problema che è quella cosa che c'ha tre pali lì.
La vede il poco. Senso del gol, dice. No, proprio il gol, non il senso. Poverino, perché lui è uno che soffre, vorrebbe fare, però c'ha sto amore e odio con sta porta, però te l'ho detto, quando sta bene... Anche perché se avesse già adesso anche questo, probabilmente non sarebbe qui. No, questo lo metto. Però potrebbe, secondo te, sono quelle cose che puoi affinare o se ce l'hai o ce l'hai o non ce l'hai? No, non è facile comunque, te l'ho detto mille volte, la differenza tra Gori e lui. Gori... 90 minuti Gori, a 90 minuti che ha segnato 1-0, ha segnato Gori. E ieri ha fatto un tiro e ha sfiorato il gol, no? Sabato. Io direi che sono anche giocatori diversi, perché uno fa tutta la galoppata sulla fascia. Appunto, che la stessa idiosincrasia per la porta, da una parte c'è la Caso, dall'altra parte c'è la Belloni, perché a me non dispiace Belloni, assolutamente. Quindi però forse nei momenti in cui deve tirare in porta. Si perde un pochino qualche volta, perché sì, però è pur vero che nelle due fasce adesso abbiamo due giocatori. No, la voglia. E le fasce sappiamo quanto sono importanti. Sentiamo proprio di Donato. A questi ragazzi c'è solo da fare oggi i complimenti, hanno fatto una partita grandissima, di grande intensità, di grande spirito di sacrificio e di una buona qualità. Abbiamo giocato alla pari su il campo della squadra più forte, non solo del nostro campionato ma penso dell'intera Serie C, quindi sono veramente contento e soddisfatto dei miei ragazzi, li faccio ancora una volta i complimenti. E abbiamo preparato la partita in questo modo, d'altronde il Monza è una squadra di categoria superiore. Peccato per quel rigore, perché sull'1-0 avevamo avuto quelle due palle gol per raddoppiare, forse la partita sarebbe andata in modo diverso. Però tutto sommato è un pareggio giusto da entrambe le parti, perché poi secondo tempo il Monza è venuto fuori e siamo stati bravi a contenerli. Rigore da rivedere, forse un po' generoso. Guarda, io sinceramente da sotto la panchina faccio fatica a giudicare. A me mi interessava la prestazione, l'atteggiamento dei ragazzi, sono pienamente soddisfatto. Poi quando era di rigore, dalla panchina ho fatto fatica a vederlo. Comunque fa parte del gioco anche questo. Ma innanzitutto i ragazzi stanno crescendo, lo stiamo dicendo già da diverse settimane, che questa è una squadra in salute, una squadra che sa quello che vuole, una squadra che sta crescendo di partita dopo partita, e basta vederlo oggi. E i sistemi di gioco, come sempre detto, sono sempre relativi, l'importante è l'atteggiamento che tu hai in campo e la voglia che hai di ottenere un risultato positivo. Guardando adesso all'inizio della settimana che si è appena aperta con il pari con il Monza, adesso c'è il derby, può essere un trampolino di lancio? Sicuramente questo risultato, questa prestazione ci dà fiducia, ci dà entusiasmo. Venire a pareggiare qui, giocare alla pari con il Monza non è da tutti, quindi siamo contenti e questo ci deve creare entusiasmo, ma non ci deve far abbassare assolutamente la tensione, perché mercoledì abbiamo il derby ed è una partita importantissima, forse più di questa di Monza. Corrado è uscito per scelta tecnica o ha avuto dei problemi? No, Corrado ha avuto un problemino al flessore, dobbiamo valutarlo domani e vedremo se è recuperabile per mercoledì o meno. Tra poco sentiremo anche Pissardo, ecco un altro giocatore che è stato a lungo un po' criticato dalla tifoseria, no? Forse per qualche uscita o mancata uscita. Nelle ultime partite sta facendo degli interventi, a parte che a Monza c'è stato, ma secondo me lì l'errore è stato più di Ceccarelli, che forse non ha chiamato, che ha colpito di testa la palla, ha creato quel patatrack finale con Mota Carvaglio che ha tirato fuori di un niente. Lì c'è stata un'indecisione, però insomma, ha fatto tre interventi straordinari, Pissardo. No, un portiere importante, un portiere che può solo che migliorare, poi sai. Purtroppo il portiere quando fa l'errore, qualche errore l'ha fatto e il suo errore si vede di più, però ora come ora è un portiere vero, un portiere che ti dà sicurezza, ti dà fiducia, quindi è un'altra grande intuito del direttore. E questa sarà forse un'altra plusvalenza, lo so che ad alcuni tifosi la cosa dà fastidio perché dicono no, una società come l'Arezzo non deve vendere, pensare a vendere e basta, no? Deve creare il nucleo e poi tentare il salto, però è anche vero che con questo costo, no, che ha, e sappiamo, l'abbiamo letti, abbiamo visti, no, quali sono i costi attuali di gestione, è chiaro che si deve pensare anche a mantenere poi questo tipo di campionato come base minima per poi pensare al futuro. Fabio, ci siamo detti più di una volta che la Serie C è un campionato difficile. È un campionato difficile e un campionato che economicamente è assolutamente deficitario. Quindi
il problema delle plusvalenze è un problema da considerare a tutti i livelli, perché quest'anno forse abbiamo visto un po' rispetto all'anno scorso, quando ogni settimana usciva una squadra che aveva dei problemi. Quest'anno forse i problemi ce n'è stato qualcuno di meno, anche perché poi crescendo si impara e quindi andando avanti nel tempo. Però sicuramente la Serie C si gestisce male sotto l'aspetto economico, quindi direi che anche dire l'Arezzo dovrebbe, è vero che l'Arezzo dovrebbe. L'Arezzo intanto dovrebbe trovare qualcuno che in questo momento dà una mano a questo presidente e a questa società, perché questo è indispensabile se vogliamo credere nel futuro. No, mi sembra che tanti discorsi ma poi pochi fatti. L'unico fatto che in questo momento ci consola è che questo presidente, volenti o nolenti, ogni volta che scade una rata va e paga, e questo secondo me è una cosa che deve dare fiducia, è già tanto. Deve dare fiducia alla società, e quindi deve stimolare anche forse chi negli ultimi anni ha visto certe situazioni e quindi si è avvicinato. È difficile avvicinarsi a una squadra quando c'è trascorsi economici come quelli dell'Arezzo degli ultimi anni. Quindi speriamo che con questo presidente, che ha ridato comunque una quadra a tutto, pur sacrificando secondo me cifre importanti, io penso che qualcuno si possa avvicinare. Insomma, l'Arezzo dovrebbe cominciare a far gola. Una squadra non fa gola perché si chiama Arezzo o perché si chiama Atalanta o perché si chiama Pinco Pallino. La squadra fa gola perché è una squadra, perché è in una piazza importante come quella d'Arezzo, ma è una squadra dove non si va per buttare i quattrini dalla finestra, perché nessuno va per buttare i quattrini dalla finestra. Quindi da questo punto di vista spero che questo andamento degli ultimi tempi possa stimolare anche qualcuno. Ma secondo voi ci sono ancora, diciamo, imprenditori, a parte la Cava che ha questa passione, no? E si vede che non ci sono, lui l'ha sempre detto, no? Non ci sono secondi fini di altro tipo, no? Imprenditoriali come altri potrebbero avere, lui si vede che proprio ha questo pallino del calcio, l'ha sempre detto, no? Però al di là di questo caso, diciamo, singolo, cioè gli imprenditori che si avvicinano al calcio lo fanno veramente, ecco, perché poi pensano che in qualche modo ci potranno rientrare, oppure, come a volte si ha la sensazione, ci sono altri tipi di interessi magari allegati a non solo alle opere, anche se oggi, anche le opere pubbliche oggi sono bloccate, quindi ad altri tipi di interessi che magari ci sfuggono anche. Ma sicuramente qualche ritorno economico da qualche parte ce la devono dire, se no sarebbero dei pazzi. Io non credo che siano tutti pazzi quelli che si avvicinano al calcio. Credo che ci sia gente, ci sia una parte che sono avventurieri, questi l'abbiamo provati a più riprese, senza nessun problema, anche perché, sai, una cosa è vedere le cose dall'esterno, una cosa poi andare a tastare il polso di certa gente, poi abbiamo visto che il polso era assolutamente debole anche quando si pensava che fosse forte. Però non sono, ci sono gli avventurieri, ma poi ci sono tutta una serie di personaggi che sono personaggi che hanno la testa sulle spalle, quindi non credo si avvicinino al mondo del calcio e al mondo nel caso specifico di questa categoria soltanto per buttare i soldi dalla finestra. Quindi ritorni in qualche modo, certo che li preventivano, assolutamente, quindi qualche ritorno ci deve essere da qualche parte. Non credo che molte volte hanno anche fatto delle promesse poi non mantenute. Ci sono anche questi fatti, insomma. Io credo che le cose vadano analizzate, però non possiamo tutti gli anni poi andare a vedere sempre sotto la cenere cosa ci prova, perché tutti gli anni diventa veramente una passione. A questo punto io spero, ripeto, che ci sia veramente qualcuno che si avvicini a questo mondo e a questa società, dando una mano a chi c'è e secondo me ricevendone anche dei risultati. Sentiamo Pissarro. Come dico sempre, è stata sicuramente una parata non facile, però come dico sempre sono pagato per questo e questo è il mio lavoro, continuerò sempre a dirlo e l'ho sempre detto. No, è stata una parata difficile, soprattutto la seconda, perché era lì a calciarmi, sono riuscito per fortuna a smanacciarla. È stato sicuramente un intervento importante e diciamo che ha contribuito a uscire con un punto da questa partita, ecco. Senti, cosa è cambiato? Ti vediamo più sicuro? Non so se ti rendi conto anche te, infatti, del fatto che comunque sto parlando di un Pissardo che è cresciuto molto rispetto al giorno di andata. Certo, io sono un ragazzo di 22 anni e il mio obiettivo è questo, è crescere ogni anno, e inizio anno magari le richieste che mi faceva il mister facevo un po' fatica a capirle e a metterle in pratica, ma col lavoro sul campo e ascoltando e continuando a provare
diciamo che adesso riesco a soddisfare più o meno tutte le richieste che mi chiede, e quindi anche questo fa sì che mi senta più sicuro in tutte le giocate che faccio, ecco. No, a me sinceramente non cambia niente, diciamo che ci siamo messi a tre per un, diciamo, per tattica, non per difenderci, o perché anche con la Pro Patria eravamo a tre, diciamo che adesso in questo momento avevamo un attimo di defezione e ci siamo messi a tre, però secondo me non cambia niente, anzi magari con cinque davanti spingiamo anche di più e non mi cambia assolutamente niente, diciamo, ecco. E queste due ultime partite sono state sicuramente positivissime, perché oggi portar via punti da questo campo, chi è che ce l'ha fatta? Mi sembra Juve, Siena, noi e basta, forse non lo so chi altro, comunque pochissime squadre. E sicuramente un punto guadagnato, però io non voglio sbilanciarmi come ho fatto in passato, mi ricordo dopo il 3-1 a Lecco, diciamo stiamo coi piedi per terra e stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, però sempre calmi e coi piedi per terra, ecco. E Agostino, sembra in crescita anche Piu, forse anche il giocare con continuità, anche in questo ruolo, diciamo, come abbiamo detto varie volte, però sembra più nel vivo. Fabio, l'ho detto, se giochi 4-2-4 per me Piu deve giocare in mezzo, certo, perché non è un esterno, non è un caso, non è uno che ti punta. Giocando lì, facendo quasi il quinto, lui a gamba, ha tanta corsa e avendo tanto campo davanti è uno che ti attacca gli spazi, ma se giochiamo in un altro modulo, nell'altro modulo fa fatica, perché non è un giocatore che ti punta, ti dribbla, però già il fatto che sta giocando in un ruolo e si sacrifica non proprio suo ti fa capire come questo gruppo dell'Arezzo sia un gruppo fatto bene e omogeneo. Abbiamo detto, no, di Gioè prima, Gioè che oltre a, diciamo, al tipo di gioco che permette qualcosa di diverso, no, rispetto agli altri attaccanti, mi sembra che abbia portato anche un certo temperamento quanto a positività. No, l'ha sempre avuto, te l'ho detto, io lo conosco un pochino meglio perché ti ho detto lo volevo pigliare l'anno scorso, chiedendo informazioni mi ha detto anche questo, che ma anche negli allenamenti lo vedi che è un caratteriale, uno che ha nervo, quindi è importante per un attaccante così, che Gori è un ottimo attaccante, però se parliamo di nervo, di cattiveria nella fase difensiva o di fare a botte con l'avversario te la fa meno, forse vede molto di più la porta, però avere un attaccante così che fa sportellate, ti tiene palla in questa categoria è molto importante. Abbiamo una classifica adesso che oggi il derby si sarebbe giocato con la possibilità per l'Arezzo di agganciare in caso di vittoria il Siena e quindi agganciare la quinta posizione dove c'è anche l'Alessandria. Chissà, tra un mese magari potrebbe essere anche l'Arezzo davanti, no? Non è detto, non si sa, e quindi anche questa è un'incognita. Però rispetto a come si era messa e come era partita la stagione, tra che è un campionato volto al pareggio, perché c'è un numero incredibile di pareggi che ha portato a una classifica veramente molto, molto livellata, dove la stessa corsa salvezza è veramente combattuta quest'anno, no? Perché c'è tutto in discussione con la Gianni Migno che sta facendo questa ripresa, la Pergolettese che ha vinto, la Pianese che sembrava salva invece sta precipitando, il calo che forse poteva essere prevedibile di Renate e Pontedera che stanno perdendo soprattutto con le squadre che stanno lottando per la salvezza, quindi è tutto in discussione e non è detto che l'Arezzo non riesca anche a trovare la stessa posizione dell'anno scorso. Ma io secondo me i presupposti ci sono, però la classifica è corta, se la guardiamo è corta. È corta guardando verso l'alto, è corta, sì, guardando verso anche l'alto. Anche perché vorrei segnalare che ieri ha fatto gol Brunori, che è andato alla Juventus 23, e qui c'è questa Juventus 23 che quest'anno è sempre dietro, però rispetto a come era l'anno scorso può avere anche qualche ambizione di provarci anche nei playoff. Vabbè, noi gli diamo sempre un sacco di punti. Sì. Siamo i maggiori contribuenti di punti per quanto riguarda questa squadra, stranamente. Però è altrettanto vero che, ripeto, la classifica è corta guardando verso l'alto e guardando verso il basso. Quindi in questo momento secondo me può succedere, non dico di tutto, perché credo che l'Arezzo meriti posizioni forse migliori di quelle che ha. Io perché non sperare di arrivare nelle posizioni dell'anno scorso? Io penso che ci sia. No, ma ci sta, la squadra ci sta, dai. La squadra c'è, ora è una squadra ben quadrata, quindi secondo me bisogna guardare molto in su. Molto in su e puntare a un obiettivo molto più,
più alte di quello attuale. Eh sì, il Ponte d'Era, che tra l'altro ci sarà la sfida Arezzo, perché l'Arezzo riprenderà in casa con la Pro Vercelli l'8 marzo, poi ci sarà a stretto contatto il derby di Siena, poi la partita con il Ponte d'Era, quindi sono tutte gare che sono scontri diretti. Il Ponte d'Era, diciamo, ha fatto un grandissimo giro in andata, qualche operazione di mercato, magari come era nella logica che fosse, ecco, l'Arezzo già superare il Ponte d'Era è chiaramente alla portata, no? Sì, sì, è un po' quello che succede se andiamo a vedere in Serie A con le squadre che sono partite. Tipo il Cagliari. Tipo altre squadre che poi si trovano ora in questo momento in una situazione, ha fatto un bottino di punti nel girone d'andata e si mantengono, raggiungeranno comunque una posizione ragionevole di classifica. Però, insomma, queste sono le squadre. L'Arezzo è più forte Ponte d'Era. Vabbè, certo. Non me ne voglia Maraia, l'Arezzo è più forte. Sia del Renate, secondo me. Poi ci sono tante cose, il modulo di cose, però l'Arezzo come è più forte sia del Ponte d'Era che del Renate, secondo me. Una riflessione finale, perché la Serie C dovrebbe servire anche a portare giovani italiani, no, nelle categorie superiori. Dopo però vediamo, guardavo ad esempio in Serie A ieri il Lecce che ha perso 4-0 con la Roma, però mi ha colpito che aveva fatto abbastanza strano nel calcio di oggi. Nella formazione iniziale c'erano 9 italiani su 11 nel Lecce, no? Che è la situazione inversa dell'Atalanta in Champions League e anche nelle altre partite, dove invece una squadra che ha un settore giovanile impressionante come quello dell'Atalanta, che però, cioè, per arrivare a certi risultati ha capovolto quella che un po' è stata la sua filosofia, cioè 9 stranieri su 11 nella partita bellissima che ha vinto, no, in Champions League. E allora questi italiani, dico, dove si perdono? Perché questa è un po' una riflessione amara, nel senso che come si può pensare, al di là che tu puoi incentivare che in Serie C giochino, in Serie B anche, però poi quando arrivi su, quindi quale futuro anche per la nazionale se per vincere le squadre, Atalanta compresa, poi fanno altre scelte. Però se guardi anche le primavere sono piene di stranieri. Poi se guardi, c'è qualcosa Lecce, che non esempio, va qui. Il Lecce per esempio c'aveva Petriccioni, sì, che non è del settore giovanile suo ma è della Fiorentina, quindi hai ragione, comunque alla fine hai ragione. Cioè, sì, però ci sono giovani importanti anche in Italia, sicuramente ci sono italiani. Però perché c'è un sistema che non li favorisce. Vediamo. Sicuramente il sistema che non li favorisce, poi perché poi ci sono delle cose strane, no? Vediamo dei giocatori che vengono acquistati dalle squadre con grandi prospettive, poi non li fanno giocare, fanno giocare magari uno straniero che, se guardiamo poi tutto sommato, non credo che abbia le stesse qualità, però fanno giocare uno straniero, quello sta un po' in una squadra importante, poi dopo viene ridato, dopo a fine, o a metà o a fine campionato viene riceduto e magari va in un'altra squadra e gioca ad alti livelli. Comunque, se parliamo di nazionale, la nostra nazionale adesso, ora come ora, forse non li faranno giocare, però noi abbiamo una nazionale fatta bene. Ha ripreso entusiasmo, ha ripreso una logica. C'è il Zaniolo, questi qua, tutta gente che è venuta fuori alla fine. Quindi come idea di nazionale, giovanile e tutto, siamo un passo avanti rispetto a un po' di tempo fa. Quindi poi, sai, con i giovani bisogna stare sempre calmi, fare giocare al momento giusto e avere pazienza. Lo stesso Zaniolo era della Fiorentina, poi ha dovuto andare via da Firenze per andare a finita, non giocava manco lì e stava per smettere e poi bisogna avere pazienza. Grazie alla consigliere Cobelli, grazie a Piero Ferruzzi, ci rivediamo prossimamente, insomma, a breve. Grazie mille. Grazie.